Gianfranco, organizzatore insieme a, non possiamo dire ormai team, ma amici, fraterni, uno ce l'hai, Michele Bozzo di fianco, organizzatore dello slalom di Celano e anche piloti. Allora, non vi dico com'è andata la gara, è andata bene come organizzatore, perché cominciamo ad avere qualche numero importante con gli slalom. Ma la vostra gara sulla macchina, dopo tutti i pensieri dell'organizzazione, com'è stata? Bellissimo, stanchissimo, io non mi sono arrivato proprio. Ma siete contenti comunque della riuscita dello slalom di Cellara? Cellara fa i numeri. Una giornata bellissima. Assolutamente sì. Penso che sono rimasti tutti contenti. Ti posso garantire che i giudizi sono unanimi per il percorso. Tutti positivi. Tutti positivi, quindi i numeri ci danno anche ragione, voi siete contenti. Felicissimo. Ringraziamo gli sponsor che hanno contribuito. Bene, ok? Andiamo ad Emilia che ancora deve salire. Emilia poi l'andremo a intervistare anche se lei non vuole. Allora, c'è chi si sta rifocilando, chi fa l'ognorri, fa finta di niente. Però abbiamo quattro persone, perché c'è un'altra dietro che fa finta di niente. Di Cellara, quattro piloti contenti di questa manifestazione, giusto? Allora, Marco, dai, inizia tu, dimmi tu. Io ho una gara piena di guai, abbiamo riuscito a fare un'unica mancia, più o meno, però è andata bene, questo è l'importante. Domenico. Io niente, macchina nuova. Sì, abbiamo visto la Megane. Sì. E niente, abbiamo passato una bella domenica, ci siamo divertiti, questo è l'importante. Michele. Che ti devo dire? Che ti devo dire? Ci sono un po' accaldate, no? Che pallino! Renato che non sta registrando. Vabbè, dai. Comunque, complimenti a voi anche per l'organizzazione dello splendido slalom di Cellara. Non mi bagnare perché Renato è vendicativo. Sappilo. Vabbè, sta degenerando l'intervista, la chiudiamo così. Un saluto a tutti quanti. Ciao. Allora, buonasera a tutti. Per fortuna siamo arrivati alla premiazione, visto come è andata stamattina la ricognizione. Non sono abituato a fare ricognizioni che durano oltre 2 ore, ma oggi, grazie agli amici del staff Covello e Company, qua ci siamo riusciti. E quindi già il primo traguardo è stato raggiunto. Seconda cosa, lo slalom di Cellara si sapeva che era uno slalom molto agguerrito, molto sentito, e forse per questo abbiamo avuto la possibilità di usare tantissimi i carri attrezzi, e quindi questa è un'altra cosa positiva. Non abbiamo mai usato tutti questi carri attrezzi nelle gare, molto efficienti, perché con velocità abbiamo ripristinato il percorso. E mi piace dire che forse un po' lo Challenge Calabria, un po' il fattore della salita del vecchio percorso della salita di Cellara ha attirato qui appunto su questo percorso tante persone provenienti pure dalla vicina Basilicata, ahimè dalla Campania è stato sfortunato, ma doveva esserci Alfonso Casillo, e tanti appassionati provenienti da tutta la Calabria. Questo sicuramente, vi dico che lo slalom con secondo in Calabria dopo il campionato italiano per numero di partenti, e questo invece è un traguardo importante, quindi quello che ci eravamo prefissati siamo riusciti, diciamo, ad ottenerlo. Un grazie particolare da parte mia va sicuramente a questi giovani qui che tengo alla mia sinistra, che si sono dati da fare per rendere il percorso in maniera eccellente, ma anche un plauso, lo possiamo dire, quest'anno va alla provincia di Cosenza, all'amministrazione provinciale e al settore viabilità, perché ha fatto i lavori che noi avevamo chiesto, li ha anche realizzati, e questa è una cosa positiva. Detto questo, io capisco che molti devono ritornare presso
casa e quindi non vi voglio fare perdere tempo ulteriormente, ma certamente una parola a cuore pulsante della manifestazione tocca farlo. Quindi Gianfranco. Niente, io voglio ringraziare tutti i piloti che ci hanno dato l'onore di venire a correre da noi. Spero che vi siete divertiti, vi ringrazio tutti. Ma non bravo. Vai Michele! Dopo tutto questo sacrificio, quindi penso che è stata una soddisfazione per tutti questi iscritti. Ci siamo divertiti, la giornata è stata bellissima, quindi... Massimo la pensa come me. Ci siamo divertiti tantissimo, soprattutto i carri attrezzi, mamma mia, passiamo la parola a carri attrezzi, ecco. Mando la cattura all'ASA poi io. Allora passiamo velocemente, penso prima della premiazione, forse dobbiamo fare qualche intervento. Un amico ieri sera mi ha chiamato alle 11:30, sto parlando del mio caro amico Casillo, ha detto: Renato, io non immagini questa sera che cosa farei pur di essere domani mattina a Cellara, ma purtroppo ha rotto il camion sull'autostrada, ha spaccato il motore, l'hanno trainato dall'ACI e ieri sera era disperato e non poteva certo venire in moto. Quindi vi porto i saluti di Casillo per questa splendida gara. Massimo, io vorrei ricordare, anche se non è niente di preoccupante, un saluto a Scaramozzino, che ha avuto un piccolo... Allora, vi do le notizie, ahimè, che non volevo dare, ma abbiamo notizie dall'ospedale che attualmente ancora Carmelo Scaramozzino si trova in sala operatoria per purtroppo forse l'amputazione del dito, e questo ci dispiace tantissimo, e vi chiedo un grosso applauso per Carmelo Scaramozzino. Non un incidente in gara, ma un imprevisto che purtroppo è un po' una cosa che ci ha lasciato tutti quanti con l'amaro in bocca. E andiamo avanti con gli sfortunati, ce ne sono tanti, però hanno avuto il coraggio di cimentarsi sul percorso di Cellara. Prima di tutti quanti voglio chiamare Angelo Bozzo. Un applauso ad Angelo Bozzo. Io che cosa ti avevo detto l'altro giorno? Di non immischiarti con certa gente. Beh, allora, se tu vuoi continuare la carriera di pilota, te lo dico veramente con il cuore, devi allontanarti da tutto quello che è la famiglia Covello, tuo fratello, Gianmarco, capito? Ti devi fare una cosa a parte e certamente riuscirai nell'intento, ma non devi seguire loro, okay? Per te abbiamo pensato comunque ad un ricordo della manifestazione, perché ci hai provato, e per la prossima volta io il consiglio te l'ho già dato nei giorni passati ed è così, ok? Grazie. Michele Sturino e Eugenio Sturino e Michele Pozzo, primo e secondo classificato. Questa è la Racing Star Turbo 1006. Tu volevi premiare invece un appassionato locale, è vero? Un preparatore. Preparatore locale. Santo Carpi. Bravo! Bravo! L'ha fatta breve perché vi vuole
vedere tutti di ritorno a casa velocemente.